Ehi, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca Tech. Ragazzi, quest'intro è diventata praticamente una caratteristica strutturale del mio canale YouTube. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace. Oggi andremo a parlare di 4 fantastici accessori che ho abbinato al mio Samsung Galaxy S8 Plus e ve ne parlerò di ognuno di essi nei minimi dettagli. Quindi non perdiamo tempo e ci vediamo subito dopo la sigla. Quando vi ho portato il video recensione del mio Samsung Galaxy S8 Plus un paio di settimane fa, e se ve lo siete persi ve lo lascio qui sopra nelle schede, abbiamo parlato della sua fragilità nel caso in cui dovesse cadere. Ebbene sì ragazzi, ho deciso di acquistare una cover molto più raffinata ed elegante per le situazioni un po' più... in, diciamo così. Dopo aver effettuato una ricerca su Amazon, mi sono affidato a questa casa produttrice chiamata Canvasa. Il prezzo non è dei più accettabili per quanto riguarda le cover, diciamo, di sottomarca, ma credo che questa faccia la vera differenza. Il packaging sicuramente non è la killer feature di questa cover, infatti è praticamente bruttissimo, cioè annulla tutta l'esperienza di unboxing di questa fantastica cover in vera pelle. Ho aperto il pacco di Amazon e ce l'ho ancora qui al mio fianco e c'era questo scatolo di colore marrone che praticamente con questo nome Canvasa è veramente veramente brutta. Ti prego Canvasa, cura un po' di più questi dettagli e soprattutto la cover era contenuta in un cellophane trasparente, quindi poca roba in pratica. Ma dopo aver estratto la cover e eliminato di mezzo queste scartoffie che sono proprio da eliminare, ho preso la cover e ho inserito subito il mio smartphone. L'inserimento è semplicissimo a differenza della classica cover di Apple, quella in vera pelle, perché ha questo incavo praticamente per i tasti del volume e il tasto di Bixby e ragazzi è davvero fantastico. Questa cover ha una pelle davvero davvero morbidissima, si va ad incastrare perfettamente intorno allo smartphone e soprattutto va a coprire quella piccola scheggia di cui vi parlavo pochi secondi fa e ha questi due incavi, quello per la barra del volume come prima vi dicevo, ma soprattutto anche nella parte bassa per il jack della ricarica, casse, microfono e jack audio. Nel caso in cui vi fosse dimenticati da che lato è il sensore di battiti, questa cover ci aiuta anche in quel caso, dato che nella parte retrostante dove c'è il foro per la fotocamera unico con il Touch ID e il sensore di battiti abbiamo una piccola stanghetta tra la fotocamera e il sensore di battiti che va a farcelo riconoscere. Ci sono stati due piccoli dettagli di questa cover che non mi sono piaciuti particolarmente. Il primo in assoluto è il foro per il microfono sovrastante che non è per niente curato, è un forellino fatto con una punta che non ha né ma e né ba, quindi è un po' bruttino. L'altro invece è per quanto riguarda il tasto di sblocco e di blocco, dato che avrei preferito un incavo anche per esso. Detto questo ragazzi, passiamo all'altro prodotto. La cover di cui vi parlavo poco fa è abilitata per la ricarica wireless, quindi come non avrei potuto portarvi una basetta di ricarica wireless? E per questa mi sono affidato alla casa Aukey. Basetta di ricarica praticamente super economica, ma dal design molto curato, molto pulito e che assolutamente farà la differenza sul vostro desk setup. Il design di questa base di ricarica è molto pulito ed essenziale. Nella parte frontale abbiamo un LED di stato che va ad indicarci l'alimentazione corretta alla base e nel caso in cui abbiamo appoggiato il telefono correttamente. Inoltre questa basetta è molto molto sottile e quindi non va ad ingombrare praticamente spazio oppure non va a crearci problemi di intralcio sul nostro desk setup. Essendo molto sottile è probabile che va a spostarsi nel caso in cui andiamo a muovere un po' lo smartphone, ma questo non accade dato che al di sotto è predisposta con 4 gommini circolari che vanno a fermare la base sul nostro tavolo. In dotazione abbiamo un piccolo cavo micro USB che porta corrente dall'alimentatore alla base di ricarica e
praticamente non ci crea assolutamente problemi, di circa 90 cm e io non ho avuto problemi di lunghezza. Ragazzi, come posso non trovare dei difetti per i prodotti che porto sul mio canale? Sempre lo trovo, sono un pignolo del cavolo. Scusatemi, ma devo dirvi due piccole cose per quanto riguarda questa base. La prima è la scritta OK che abbiamo sulla base, è direzionata dalla parte del cavo, quindi è come se dovessimo avere il cavo che ci penzola davanti con il LED dall'altro lato. Ah, OK, ti prego, modificala. E soprattutto l'induzione della base non è velocissima. Una volta appoggiato lo smartphone, a parte che questo sarà un problema dello smartphone, dobbiamo cercare il punto preciso per metterlo in carica, ma soprattutto ci mette un qualche secondo per trasferire energia dalla smartphone alla base. Dalla base allo smartphone in realtà, ma va bene così. Ok ragazzi, abbiamo protetto il nostro smartphone, l'abbiamo ricaricato quando siamo a casa, ma cosa succede se per caso siamo fuori casa e si scarica lo smartphone? Beh, non mi dite che non è mai successo, dato che è successo a me e a tantissime altre persone. Non fate bugiardi, perché sicuramente è successo qualche volta anche a voi. Quindi dovete assolutamente acquistare questo bundle che ho creato io, e vi lascio il link qui sotto in descrizione, che comprende un power bank con un cavo. Ragazzi, il power bank in questione è un Anker da 5000 mAh. È davvero fantastico, a forma cilindrica, molto comodo, compatto, possiamo metterlo tranquillamente in tasca senza che ci va a creare fastidio. E ragazzi, una porta d'ingresso per la ricarica del power bank, una porta di uscita con tecnologia QI, tre LED di stato che vanno ad indicarci il livello di batteria e un tasto per l'accensione e lo spegnimento. Molto semplice, pulito e lineare. Affiancato a questo ho voluto abbinare, un cavo chiamato Anker Powerline Plus, una cosa del genere, di tipologia C, dato che stiamo parlando di S8 Plus. Ragazzi, questo cavo ne possedevo già uno di tipologia Lightning e ero davvero rimasto stupito. Ne ho fatto una recensione, vi lascio il link qui sopra in alto a destra, vostra destra, giusto? Ok, sono andato ad effettuare l'unboxing di questo che ho appena acquistato e vi lascio il video sempre qui in alto a destra. Ragazzi, sono rimasto un po' deluso, perché se andate a vedere entrambi i video, in quello Lightning avevo a disposizione un astuccio per il trasporto, che considerando, essendo che è un cavo da 1,80 m, ce n'è il bisogno, e non capisco perché in questo di tipologia C anche non c'è. È disponibile nella versione da 90 cm, cosa che è più semplice da trasportare, mentre in questo da 1,80 m non è disponibile. Spiegatemi il motivo, scrivetemi qui sotto in descrizione. Non so se ho ricevuto un pacco, nel caso io lo rimando indietro, non è quello il problema, ma non sono proprio riuscito a capire il motivo. Ragazzi, inoltre lo spessore di questo cavo è molto più ampio rispetto a quello tipologia Lightning, e quindi un po' più scomodo nel caso in cui abbiamo il power bank nello zaino e lo smartphone in tasca, e quindi si va a creare un po' quell'arco rigido che può darci fastidio al braccio. Non so se riuscite a capirmi, ma se avete avuto di queste esperienze, fidatevi, questo cavo è un po' scomodo sotto questo punto di vista, ma per tutt'altro invece è molto funzionale, si va ad agganciare perfettamente all'interno del nostro dispositivo, è molto rapido per quanto riguarda il trasferimento di dati, ricarica, è molto semplice, insomma è un cavo resistentissimo, questo sì, super super resistente. Ok ragazzi, spero che questi prodotti vi siano piaciuti, se è stato così lasciate un bel mi piace al video e commentate qui sotto nei commenti. Troverete un link qui sotto in descrizione di tutti questi fantastici prodotti e soprattutto anche un link per iscrivervi ad Amazon Prime. Ragazzi, non si può mai sapere, se siete interessati, link qui sotto in descrizione. Inoltre ragazzi, sempre qui sotto in descrizione, oramai c'è una caterba di roba, troverete i link per la mia pagina di Facebook, il mio canale di Instagram e il mio canale di Twitter, dove dovete assolutamente seguirmi, dato che sono molto attivo soprattutto su Instagram. E ragazzi, noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre qui sul mio canale YouTube, con il diario di un viaggio 5, ma domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.